E dopo aver realizzato l'arco perfetto, il tridente perfetto, tutti gli attrezzi, l'armatura, l'elitra e qualsiasi cosa ci sia su questo gioco, ci manca un solo item da rendere perfetto. In questo video voglio andare a realizzare appunto la balestra perfetta. Quindi dobbiamo per prima cosa trovare una balestra, perché dovrebbe essere abbastanza utile, ecco. Allora, prima di tutto vi insegno come craftare una balestra, anche se penso che un bel po' di voi lo sappiano già. Lingotto di ferro. In realtà ne abbiamo una nell'inventario, però è usurata, quindi chi se ne frega. Prendiamo un lingotto di ferro, poi ci serviranno dei poi rook. Allora utilizziamo subito qui. Come vedete ci servirà questo. Trasformiamola in un po' di stick, 16 dovrebbero bastare, e craftiamo ben 2 tipi rook. Per il resto adesso dovremmo essere pronti per craftare esattamente una balestra. Questo qui è il crafting. Come vedete ho anche cambiato la texture della balestra, perché sì, dovevo cambiarla da un bel po' e quindi l'ho fatta molto simile all'arco. Vedete, questo qui è l'arco, ovviamente l'arco è incantato, e questa qui è la balestra. Allora, la roba brutta della balestra sono che non ha la compatibilità, per esempio, con Infinity. Quindi questa freccia, se la utilizziamo, la perdiamo per sempre. Però chi se ne frega, quindi l'ho caricata, vero? Esatto, se la rilancio diventa una freccia normale. Cosa abbastanza triste, adesso devo rinominare la mia freccia, quindi fatemi un attimo craftare una anvil. Tuttavia non stavo pensando di utilizzare questa balestra con delle frecce, pensando di utilizzarla con dei razzetti appunto. Quindi questa qui richiamiamola in un altro modo. Parlando della balestra che adesso è usurata, volevo appunto andarla a utilizzare insieme ai razzetti, dato che il colorante verde non ci manca, dato che abbiamo una farm di colorante infinita, abbiamo una farm di gunpowder infinita, possiamo dire una farm di canne da zucchero infinita, quindi volendo abbiamo proiettili infiniti appunto. Quindi stavo pensando che non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema ad andare a utilizzare appunto una balestra con i razzetti. Detto questo, dobbiamo iniziare a cercare gli incantesimi che ci servono per la balestra. Il primo dovrebbe essere Quick Charge. Vediamo se abbiamo qualcosa di utile qui dentro, ma suppongo di no. Che non abbiamo un cabbo di utile, perfetto. Direi di portarci dei lapislazzuli, perché sicuramente li avrò finiti, e andare direttamente nell'end, ragazzi. Tanto dobbiamo andare nell'end, quindi lì è già buio di suo, quindi andiamo. Perfetto, dovremmo essere arrivati, e ovviamente nel frattempo si è fatto notte, quindi vabbè, sti cavoli, andiamo direttamente nell'end, se quel creeper magari non si avvicina. Perfetto, benvenuti nell'end, direi. Allora ci dirigiamo subito verso la nostra isola degli Enderman, almeno io così la chiamo, la farm di Enderman. Qui se non sbaglio mi ero preparato degli incantesimi che ci potevano servire, ossia multishot. Ora sappiate che all'interno della balestra dovete scegliere appunto fra degli incantesimi diversi. O avete multishot o avete piercing. Cosa fanno multishot e piercing? Praticamente sono incompatibili fra di loro. Praticamente piercing colpisce più mob di filo, ossia immaginate una freccia, io lancio la freccia e colpisce tutti i mostri in fila. Invece cosa fa multishot? Colpisce ad ampio raggio, ossia lancia una freccia qui, una freccia lì e una freccia lì. Preferisco multishot perché mi immagino appunto la balestra con i razzetti esplosivi che fanno un'esplosione a sinistra, a destra e al centro, quindi potrebbe fare un bel po' di danno. Quindi preferisco multishot anche solo per l'effetto di vedere più esplosioni colorate. Detto questo, qui abbiamo un bel po' di impelling, ma lasciamo stare. Poi ci servirà un quick charge. Vediamo se ho qualcosa in qualche chest. Per prima cosa direi che possiamo provare ad incantare direttamente la balestra. Devo mettermi di nuovo a craftare le spade in legno. Crafteremo una spada del legno. Allora ci dà la balestra con Unbreaking 3, vediamo cosa esce. Unbreaking 3, basta, che schifo. Proviamo con questa. Unbreaking 3 è multishot, quindi praticamente questo multishot è diventato ufficialmente inutile. Va bene, direi di togliere l'Unbreaking 3 da questa balestra e di riprovare. Vediamo se ci esce qualcosa di più utile. Multishot di nuovo. E basta. Piercing 4, Quick Charge 1 e Unbreaking 3. Allora, vi mostro subito quello che vi ho detto prima. Balestra a multishot, questa balestra a piercing. Come vedete, è rimasto multishot, perché la prima è multishot. Se io faccio al contrario, rimane piercing, perché la prima è piercing. Quindi non sono compatibili i due incantesimi. La cosa è abbastanza triste, ma sì. Per il momento l'unica che ci serve veramente è questa qui, perché un Quick Charge 1 è praticamente inutile. Dovevo portarmi dei libri? Forse effettivamente sì, sapete? Boh, vado a casa a prendere dei libri, ho capito. Allora, ovviamente per andare a realizzare dei libri ci servirà della pelle. E il caso vuole che io abbia una farm di pelle e di cibo infinita qui nel Nether. Come vedete qui sotto è pieno di pelle. Direi di prendercene, boh, 50. Vedete, pieno di cibo, è una farm completamente infinita. Non sbaglio, questa farm l'ho costruita nel video in cui rompevo la bedrock. Sì, praticamente in questo mondo siamo pieni di farm e stiamo ottimizzando completamente i tempi. Qualsiasi cosa ci serve abbiamo una farm che lo fa. Allora, in totale abbiamo 42 libri e spero bastino. Tra power 4 non ci serve praticamente a nulla. Andiamo a fare un po' di incantesimi e boh, ci vediamo quando troverò qualcosa di decente, ovviamente. Quick Charge 1 ci serve, perché adesso praticamente prendiamo questo Quick Charge 1, li uniamo.
costa 2 livelli. E con la palestra che già abbiamo con... eccola qui, Multishot Quick Charge 2. Allora, 2 più 2 fa Quick Charge 3, 4 livelli. Ti direi anche va bene. Un Unbreaking 3 o un qualcosa che può servirmi, perché effettivamente... un incantesimo tanto banale, però è molto utile. Allora, mi trovo a questo punto con una palestra con Multishot Quick Charge 2 e un libro incantato con Unbreaking 3 Quick. Praticamente la palestra dovrebbe essere quasi perfetta, perché la palestra perfetta sarebbe Quick Charge 3, Multishot e lo abbiamo. Piercing 4 non possiamo andarla a mettere. Unbreaking 3 e Mending. Unbreaking 3 lo abbiamo, ci manca solamente Mending. Quindi sì, sono 4 gli incantesimi. Bolla rinominiamo dopo a questo punto. Vorrei un attimo provare a vedere come funziona. Ok, intanto è molto veloce a caricare, vedete... nuova texture che io ho creato. Vedete, crei 3 razzetti. Immaginate se i razzetti fossero stati esplosivi, avrebbe fatto un bel po' di danno. Inoltre è ultra veloce a ricaricare, quasi più veloce dell'arco. Anzi sì, è più veloce dell'arco, dato che questo arco non ha mending, quindi non è infinito. Forse fra un po' lo dovremmo pensionare e passeremo solamente alla palestra. Un po' come l'accetta, raga. L'accetta fa 13 di danno, quindi è più forte della spada. Ed effettivamente forse è meglio l'accetta. Per il resto abbiamo praticamente la palestra perfetta. Penso che 30 livelli ci bastino e ci avanzino a inserire mending. Detto questo, boh, torniamo un attimo indietro, sperando di farcela con questi 3 razzetti che mi sono rimasti. Allora, adesso dovremmo andare a craftare i razzetti da utilizzare con questa palestra. Testiamo e poi andiamo ad aggiungere mending. Allora, qui sotto nella nostra mega farm dovremmo avere, esatto, un stack di gunpowder. Ma direi di prenderne anche di più, chi se ne frega. E andiamo a prendere il colorante verde nell'altra farm, esattamente questa qui. Andiamo a prendere uno stack, perché penso basti. Allora, in teoria si dovrebbero craftare così. Esattamente, cioè, vedete che c'è scritto small, perché ovviamente questa qui è la versione piccolina che si crafta. La versione grande si crafta con le fire charge. Un casino da ottenere, quindi chi se ne frega. Vanno benissimo queste. Ne possiamo craftare anche altri, ovviamente. Quindi adesso voi direte: come fai a fare i razzetti? Ci servirà altre gunpowder, dei fogli ed inoltre questi rocket. Quindi allora, per ultima cosa, mi sono messo a raccogliere un po' di canne da zucchero. E sì, effettivamente dobbiamo farci una farm, perché capito che siamo praticamente pieni. Però andarle a raccogliere muovendomi tutto il giorno così e dovendole rompere, soprattutto anche rovinando leggermente l'estetica, mi dà un po' fastidio. Quindi creiamo una mega farm di canne da zucchero, magari anche vicino lì. Siamo praticamente a posto, perché è una farm che ci manca effettivamente. Quindi un video in più, un tutorial in più. E di andare a casa a prendere dei libri. Possiamo anche craftarne un po' adesso di libri. Comunque prendo anche degli smeraldi, perché appunto dobbiamo andare a prendere il libro di Mending per la palestra. E soprattutto dobbiamo dargli un nome. Per il nome penso che mi aiuterete anche voi, perché adesso magari mi metto a fare un sondaggio sul server Discord qui in diretta. Quindi sì, dovrebbe essere il villager. Esattamente, 10 smeraldi, compriamo Mending. Serviranno appunto questi qui della carta, quindi li andiamo subito a craftare. Tiè, uno stack di carta, uno stack di questi e uno stack di razzetti. Perfetto, per il momento ho solamente uno stack di gunpowder, perché non ho voglia di aspettare. Quindi tiè, questo è il momento di provare la nuova palestra. Anzi, prima dobbiamo mettergli mending, perché me lo stavo quasi per dimenticare. Allora, palestra, mending. Qui è la palestra perfetta e dobbiamo dargli un bel nome. Ho chiesto prima sul server Discord, non so se abbia attivato la roba, penso di no. Green Rocket ci sta benissimo, sembra tipo il Team Rocket versione roba strana. Allora adesso dobbiamo semplicemente andare a testare questa palestra. Abbiamo i proiettili giusti caricati. È il momento di testarla, ragazzi. Palestra perfetta, ci mettiamo l'armatura e vediamo qui fuori che cosa fa. Tiè. Più distanza fanno, più fanno male. Anche perché, ragazzi, sono razzetti di livello 1, da quel che so, esattamente. Quindi non penso siano ultra potenti. Però ci sta. Sto nulla, ditemi che cosa ne pensate della balestra perfetta. Era meglio addirittura mettergli piercing, perché immaginate un razzetto che colpisce ad inoltranza. Quindi colpisce tutto quello che ha di fronte a sé. Qualche test off camera sul mondo in creative. E vi farò sapere se cambieremo l'incantesimo di questa balestra. Comunque, per il momento, nulla.